Meteosat riflettono sia gli aspetti più statici del tempo, vedi l'alta pressione che governa da molti giorni sul Mediterraneo, con qualche piccola variante in questi ultimi giorni già descritta, e dunque l'aria più fredda che viene continentale da est e che ha portato nuvolosità prima sulle regioni adriatiche, sullo Ionio e ora sul basso, tra il medio e basso Tirreno e sulle isole, soprattutto nuvolosità sul mare, sia mette in luce gli aspetti dinamici del tempo e dunque le variazioni, anche queste descritte in queste ultime serate, queste variazioni che introducono nuove perturbazioni dall'Atlantico in viaggio verso il Mediterraneo. Ne parliamo fra un attimo, ecco le temperature, vediamo i valori notturni con tutta l'Italia settentrionale sotto zero, esclusa la Liguria, esclusa la Venezia Giulia, e con le variazioni negative sulle regioni centrali che più delle altre hanno risentito in queste ultime 24 ore del freddo che veniva da est di notte, e con variazioni qui indicate in blu dai 4 fino ai 12 gradi, come è avvenuto a Firenze. Vedete, Firenze addirittura meno 6. E ora vediamo i valori solari. Ecco, qui c'è da sottolineare il ritorno della nebbia, e dunque di conseguenza le temperature prontamente indicano valori così bassi sulla pianura padana, con variazioni negative fino a 12 gradi in meno rispetto al giorno precedente, e questo è avvenuto a Verona. Oggi meno 5, pensate. Vediamo ora la carta del tempo. Questa è prevista per domani sera. È una carta del tempo che indubbiamente ormai mostra le cose già di nuovo in azione, e quindi le novità e dunque gli assalti dell'area atlantica, e l'obiettivo chiaramente è il Mediterraneo. Si vede dal fatto che le perturbazioni cominciano a entrare in questo che era uno stagno di alta pressione fino a ieri e fino a oggi, possiamo dire. Si vede dal fatto che ci sono due, tre perturbazioni, una la più avanzata addirittura sulla Libia, una sull'Italia domani sera e l'altra la nuova sulla Francia. Tutte queste pilotate dall'aria fredda che si muove dall'Islanda verso l'Irlanda, verso la Francia, la penisola iberica, entra dalla valle del Rodano, entra dalla valle dall'Ebro, dal corso dell'Ebro, e dunque l'Italia risentirà di questa situazione per un paio di giorni almeno, con delle piogge. Questa sarà la novità. Vediamo ora le indicazioni per domani. Sulle nord-orientali ci saranno precipitazioni residue, perché questa notte avverrà il cambiamento del tempo al nord, mentre si schiarisce sulle nord-occidentali, o quantomeno c'è la variabilità in attesa di un peggioramento dopo domani. Sulle altre regioni tempo instabile, con precipitazioni anche temporalesche e anche nevose sull'Appennino a quote localmente anche basse. Vediamo i mari, che sono previsti mossi. È accennato la nuova tendenza della circolazione ciclonica, con i venti deboli ma tendono a moderati, come il mare tende a mosso. Le temperature in diminuzione al nord, solo al nord. Grazie per l'attenzione a tutti, arrivederci.